È un bellissimo mercoledì mattina. Ti svegli, ci sono i nuovi capitoli del manga di Tsubasa. Fantastico, li aspettavi da mesi. Entri nel gioco e ci sono anche le notifiche del banner di venerdì. Fantastico. Leggi il fumetto, le nuove scans. Una vera merda. Vai a leggere le notifiche. Una vera merda. Signori, avevo registrato un video che durava 10 minuti dove spiegavo bene le mie motivazioni e i miei perché, ma non ho intenzione di rifarlo perché ho sbagliato, il video non c'è più, è stato eliminato da Dio, quindi non esiste più. Quindi la farò semplice. Banner gacha inesistenti, altro banner limited, banner di merda. Limited, quindi se serve qualcosa lo dovete prendere per forza, poi vi fate in culo se dopo esce qualcosa di utile. La predizione dei colori è Misugi blu, Ishizaki verde, Nitta verde, Leo rosso. Banner di merda, anche perché ancora una volta non è uscito neanche un gacha, quindi banner totalmente di merda. Ah, se ancora non l'ho detto, capitoli del manga di merda, totalmente che fanno cagare a spruzzo. Cioè non ho mai letto di capitoli del manga che fanno così cagare. Penso realmente che per fare dei capitoli che fanno così cagare letteralmente non aveva proprio genio sto Cristiano di farli. Va bene, comunque campagna estate, molto bello, figo, campagna estate, vediamo, bello, bello. Coppa estate, blocco per Misugi, passaggio per Leo. Ora, Misugi normalmente nella J-League non gioca come difensore, quindi non penso che quel Misugi sia difensore. Non ho la minima idea del perché di questo blocco, magari uscirà un Misugi difensore che non so perché poi debba avere questo blocco, che sicuramente non sarà raro. Boh, il passaggio per Leo anche quello boh, magari il passaggio uno degli ultimi passaggi, quello là che aveva Leo rosso, chiamiamolo un pochino passaggio più raro. Passaggio più raro, vabbè, a fin dei conti comunque capitoli di merda, banner di merda. Se non la pensate come me, non commentate neanche sotto questo video perché non ha senso. Gestione di merda, tutto di merda. Veramente, io che difendo sempre la Kelab a spada tratta, a sto giro veramente bruciategli la sede, perché un'altra volta, un altro banner limited non ha senso. Se qualcuno ha la forza mentale di riuscire a difendere questo scempio, ovvero che ancora una volta esce un banner limited ma non esce neanche un cazzo di banner gacha che puoi decidere se skippare o non skippare. Oddio, anche questo puoi decidere, ma a come puoi decidere? Vabbè, comunque ancora un'altra volta un'altra merda. Sono totalmente deluso, sono totalmente schifato. Se non siete d'accordo con me, non commentate neanche, perché non, la vostra opinione non è valida. Oddio, sto scherzando, è ironia. Però ragazzi, veramente, se non siete d'accordo significa che vi volete male. Quindi guardatevi allo specchio ogni mattina e ricordatevi che se non vi volete bene voi, non sarà di certo la Kelab a volervi bene. E questo banner non vuole bene a nessuno. Quindi un'altra volta limited, settimana prossima ci troveremo alla DC, settimana dopo Next Dream, settimana dopo Dream Festival. Io non ho idea di dove puoi prendere tutte queste Dream Ball senza shoppare. Vera merda, tutto fa schifo, viva la vita. Ah ragazzi, siamo tutti i giorni live su Twitch, cioè sia la mattina sia il pomeriggio che la sera. Che cazzo stai aspettando? Vieni. E c'è anche il canale Telegram, porca puttana. Che cazzo stai aspettando? Vieni. Non sai dove leggere il fumetto? Vieni nella chat di Telegram e chiedilo. Cazzo!